Buongiorno a tutti! Oggi frittata di carciofi è una ricetta semplice e veloce, ricca e saporita. Può essere servita come piatto unico. Le frittate sono buonissime con qualsiasi tipo di ingrediente. La mia frittata di carciofi è sofficissima, assolutamente da provare. Ottima da gustare, calda, tiepida, ma anche fredda. Gli ingredienti per questa ricetta sono 4 carciofi, 50 g di parmigiano grattugiato, 40 g di mollica di pane, 50 g di asiago tagliata a cubetti, 2 uova, un ciuffo di prezzemolo, foglie di menta, uno spicchio d'aglio, 120 ml di latte, olio extravergine d'oliva, sale e pepe quanto basta. Il primo passaggio che farò sarà quello di pulire i carciofi. Elimino le foglie esterne, taglio il gambo e pulisco la base. Taglia a fette sottili, metta a bagno in acqua con mezzo limone. In una padella metto 3-4 cucchiai d'olio con l'aglio tritato e i carciofi. Faccio cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti. A questo punto aggiungo 2 mestoli d'acqua calda, salo e pepe. Faccio cuocere per altri 10 minuti. Lascia intiepidire. In una ciotola capiente metti i carciofi, la mollica, il parmigiano, l'asiago, le uova, il prezzemolo e menta tagliati finemente e il latte. Mescolo bene il tutto. Verso il composto in una pirofila ben imburrata e livello. Lascio cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. La frittata deve risultare bella dorata. La frittata di carciofi è pronta per essere degustata, è davvero eccezionale, oltretutto è salutare. Vivi carciofi! Gnam gnam! Un abbraccio!